Senza tanto pensarci su, Alice entrò nell'albero. E come per incanto, si trovò di nuovo nella sala, dove c'era il tavolino di vetro. «Questa volta farò le cose con più giudizio», pensò, e cominciò dal prendere la chiavetta dorata e dall'aprire la porta che conduceva nel giardino. Poi si mise a rosicchiare il fungo. Ne aveva ancora un pezzettino in tasca, fino a che la sua statura non fu ridotta a una trentina di centimetri. Allora si diresse verso il piccolo corridoio e finalmente si trovò nel bellissimo giardino, fra le aiuole fiorite e le fontane zampillanti.